Buongiorno, buongiorno a tutti, ai giornalisti presenti, ai colleghi dell'Umbria, all'assessore, ai colleghi dell'ENS, agli amici dell'ENS che con noi hanno predisposto questo importante progetto che ha un carattere sperimentale, un progetto importante che è stato presentato di comune accordo tra Regione Marche e Regione Umbria, insieme all'ENS Marche e all'ENS Umbria, presentato al Ministero, per l'esattezza al Dipartimento per la Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha ritenuto opportuno predisporre e pubblicare questo bando, cui hanno avuto accesso tutte le regioni italiane. La Regione Marche, insieme alla Regione Umbria, è stata finanziata per avviare questo intervento per la diffusione dei servizi di interpretariato della lingua dei segni, la LIS, oltre che altre forme di video interpretariato e altre modalità tecnologiche finalizzate all'abbattimento delle barriere di comunicazione. Un progetto importante, noi tenete conto che noi abbiamo una legge regionale proprio sul linguaggio dei segni, finalizzato a far sì che su tutto il territorio marchesano questo tipo di servizio, soprattutto nelle strutture di accoglienza informativa, venisse reso disponibile o in presenza, ma anche a distanza, poi vedremo oggi come funziona la cosa, proprio per permettere a tutti i cittadini, anche a cittadini con problemi di sordità, di poter accedere alle informazioni, di poter accedere ai servizi, ma in questa maniera cercare di garantire quell'equità all'accesso che è una delle caratteristiche del sistema complessivo delle politiche sociali, ma non solo, almeno come sistema delle politiche sociali che serve proprio per permettere a tutti di avere uguale accesso a tutte le informazioni e le strutture. Attualmente nella nostra regione chi svolge questa funzione di interprete del linguaggio dei segni sono pochi rispetto agli oltre 1.000 persone sorde dislocate su tutto il territorio regionale. Abbiamo circa poco più di 12 interpreti LIS, che è un dato che dà l'idea di come sia importante intervenire su questo settore, utilizzando le disponibilità finanziarie provenienti da qualsiasi parte per dare stabilità, una volta terminata questa sperimentazione, a questo tipo di offerta. Ultima informazione, la nostra legge regionale 5 del 2020 ci ha permesso, col finanziamento disponibile, proprio di avviare gli interessati, le persone interessate, a un percorso formativo per diventare persona capace di gestire il linguaggio dei segni. Ecco, questo è il senso informativo di questa conferenza. Sono presenti appunto gli assessori competenti, ma io vorrei che per la presentazione nel dettaglio del progetto intervenissero prima l'assessore Coletto, quindi. Allora, do subito la parola all'assessore Coletto per il suo intervento, dopodiché chiederei ai colleghi dell'ENS delle Marche e ai colleghi dell'ENS dell'Umbria di spiegare un po' più nel dettaglio, ovviamente sempre nei limiti dei tempi di una conferenza stampa, le tre azioni che sono state finanziate. Grazie, la parola all'assessore Coletto della Regione Umbria per un saluto, un intervento. Prego, assessore. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie di questa opportunità che ci offrite in considerazione del fatto che l'intervento è fatto in maniera, unita con la Regione delle Marche, un intervento, consortile, ecco, definiamolo così, con una finalità assolutamente importante, partendo da un presupposto molto semplice, che della popolazione italiana dal 10 al 12%, se la mettiamo giù, a livello di percentuali, è una popolazione che soffre di problematiche all'udito. Quindi circa 7 milioni di italiani hanno queste problematiche. Quindi si rende necessario oggi più che mai che ci sia un intervento da parte dell'istituzione, nella fattispecie delle regioni, in considerazione del fatto che hanno delega per quanto riguarda appunto la sanità. Quindi la lingua dei segni risolve questo problema. Sappiamo bene che in divenire sarà sempre maggiore la necessità di intervenire ai vari livelli nell'ambito sociale, negli ospedali,
un po' dappertutto, in maniera tale che chi soffre di questa disabilità possa, come dire, avere l'opportunità di non sentirsi, come dire, messo da parte, di non avere la stigma addosso, perché il problema è sempre quello. Sono cittadini che devono e possono godere di tutte le opportunità nella stessa maniera come godiamo noi cittadini che abbiamo la fortuna di avere un udito a ottimi livelli. Va sottolineato che la popolazione sorda dell'Umbria e delle Marche vale per circa 1600 unità, quindi è un'entità abbastanza importante, è una popolazione che deve essere seguita, e, come ripeto e sottolineo, è da superare assolutamente la problematica dello stigma. Come fare? Attraverso il NIS, attraverso la lingua dei segni, che è un'opportunità che noi dobbiamo dare a tutti i livelli, e in particolare partendo da questo progetto che vale 350.000 euro, è una sorta di sperimentazione, una sperimentazione che dovrà portare a stabilizzare questa opportunità a livello nazionale. Io credo che questo progetto ci dia proprio un'opportunità importante a due regioni come l'Umbria e le Marche per dimostrare che la lingua dei segni deve essere stabilizzata a tutti i livelli e tutte quante le regioni devono intervenire, possono intervenire e devono intervenire proprio per dare la possibilità a tutti di avere una vita assolutamente normale come è giusto che sia. Grazie. Bene, grazie Assessore. Ora io procederei così, darei la parola all'ENS, ai due ENS delle Marche e dell'Umbria per illustrare brevemente ai giornalisti i contenuti delle tre azioni che sono state finanziate, dopodiché daremo la parola all'Assessore Saltamartini per la chiusura della conferenza stampa. Prego ENS, organizzatevi per l'intervento, grazie. Allora, inizio io, dice il presidente Pieroni ENS Marche. Intanto ringrazio tutti per aver organizzato questa conferenza stampa che ci dà una grande visibilità. Ringrazio l'assessore, ringrazio tutto, diciamo, il mondo politico, lo staff che ha supportato questo progetto, che è, diciamo, un bel passo avanti verso conquiste future. È un progetto bandito appunto attraverso il Ministero, grazie al lavoro della nostra sede centrale ENS di Roma, e noi abbiamo lavorato proprio insieme alla Regione Marche e alla Regione Umbria, che in particolare la Regione Marche ci sta a fianco da tanti anni, abbiamo instaurato proprio dei rapporti ormai fattivi e collaborativi, così la stessa cosa la possono dire i nostri colleghi dell'ENS Umbria. E abbiamo creato una rete che nel tempo si è dimostrata forte e vincente. Il progetto SAIS riguarda proprio la sensibilizzazione, l'accessibilità e l'indipendenza delle persone sorde e prevede tre linee di intervento. Tre obiettivi fondamentalmente, che sono la promozione della lingua dei segni attraverso anche i servizi di segretariato sociale, servizi di sensibilizzazione presso le strutture ospedaliere, e poi farò spiegare alla mia omologa dell'ENS Umbria gli interventi di video interpretariato attraverso una piattaforma di servizi, quindi a distanza. L'obiettivo principale è proprio quello di garantire, diciamo col primo asse di intervento, quello del segretariato sociale, l'obiettivo è quello di garantire la funzionalità e l'attività delle nostre sezioni provinciali, che si pongono come, diciamo, braccio, no, attivo sul territorio della nostra associazione. Noi come regionali abbiamo un po' una funzione di ponte con la sede centrale, loro sono invece il nostro baluardo sul territorio e
le loro attività vanno sostenute, quindi vengono sostenute le attività delle sezioni marchigiane 4 e delle sezioni umbre 2. È già stato detto, le persone sorde dei nostri territori sono numerose e nella vita quotidiana si trovano però ad affrontare tutta una serie di difficoltà create dalle barriere che sono tecnologiche e diventano barriere di comunicazione. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di abbattere queste barriere di comunicazione. Le regioni Marche ed Umbria hanno con noi dato avvio a questo progetto sperimentale che noi ci auguriamo però, come detto, sia soltanto un primo passo diventi stabile, ci veda continui a vederci protagonisti insieme per, diciamo, la fornitura di questa tipologia di servizio in maniera costante su tutti i nostri territori. È importante che le regioni abbiano compreso quanto sia difficile per le persone sorde vivere in condizioni spesso di isolamento. Le difficoltà di comunicazione ci sono, gli interpreti sono scarsi, non sempre la professionalità è al giusto, adeguato livello che le persone sorde richiedono e si meritano. In questi anni i livelli di qualità si sono, diciamo, alzati tantissimo e quindi anche agli professionisti è richiesta qualità e professionalità. Diciamo che lo stesso percorso di evoluzione che ha avuto la tecnologia lo devono seguire anche i professionisti del settore. Per fare un semplice esempio, la tecnologia della nostra quotidianità fa passi da gigante e però continuano per noi a emergere sempre delle difficoltà. E finalmente, diciamo, possiamo dire di aver creato con questo progetto un'apertura, abbiamo abbattuto una sorta di diga e l'acqua può scorrere liberamente. Le sezioni provinciali sono sostenute attraverso diciamo, una presenza stabile per questo anno di un personale formato che riesce a gestire le questioni della quotidianità delle persone sorde che si rivolgono ai nostri uffici. Svolgono una sorta di funzione di patronato, anche se patronato non siamo, però dobbiamo, ripeto, svolgere queste funzioni. Immaginate che il lavoro quindi sia corposo e il nostro obiettivo è proprio quello di assicurare alle persone sorde la completa, corretta informazione rispetto alla normativa, rispetto ai diritti. L'ENSI, in fin dei conti, è questa, è l'unica associazione di riferimento in questo senso. Lo siamo riconosciuti così anche a livello statale, le altre realtà associative sono più piccole, privatistiche. E quindi noi siamo obbligati, tenuti ed obbligati al massimo della prestazione in tutti i settori. Pensiamo quindi anche alla sanità. In questo progetto è previsto un intervento iniziale anche in questo settore, per garantire alla persona sorda che si rivolge al presidio una corretta accoglienza attraverso la fornitura anche di iPad che permettano l'utilizzo di servizi di interpretariato a distanza. Inizialmente forniremo questi iPad per quello che riguarda le Marche nell'ospedale di Pesaro e di Ancona. E faremo però formazione al personale di accoglienza perché sappia comunicare nella maniera corretta con i pazienti sordi che si rivolgono ai presidi e, come poi ci spiegherà la Presidente Rossetti, potranno utilizzare l'iPad per sfruttare questo servizio di videointerpretariato a distanza. Il problema principale delle persone sorde rimane sempre la comunicazione e adesso è ancor più evidente dall'uso delle mascherine. Quindi diciamo barriera su barriera. La mascherina costituisce per noi una sorta di muro di Berlino e spesso è invalicabile. Noi ci auguriamo che questa formazione che daremo al personale di accoglienza,
e diciamo, la strumentazione sia un primo passo, ma sia anche un modello che possa essere replicato su tutto il territorio. Ci auguriamo che poi questo modello si possa esportare, tra virgolette, per quello che riguarda i settori della polizia, della pubblica sicurezza, i carabinieri, a 360 gradi. Ormai la lingua dei segni è stata riconosciuta come lingua a livello nazionale, quindi è ancora più un dovere mettere in campo certe azioni e svolgere queste attività. Perché, grazie anche alla legge 5 già citata, nella nostra regione, le Marche siamo orgogliosi di questo, nei principali comuni sono garantiti i servizi di interpretariato, e dobbiamo arrivare a garantirlo anche in quelle realtà dove abitano poche persone sorde, i comuni sono più piccoli. Chiaramente i fondi a disposizione sono sempre esigui, non coprono mai, insomma, la reale necessità, andrebbero in qualche modo decuplicati per soddisfare i reali bisogni. Anche perché il settore dei servizi sociali è un settore che noi teniamo sotto stretta osservazione e perché è quello che ci riguarda con più interventi, più da vicino, e per questo c'è questa grande proficua collaborazione con la Regione Marche, che ha anche messo a disposizione questo piccolo fondo legato alla legge 5. Io ho detto Bene, tutto. grazie. Adesso passiamo la parola Hola, hola, hola. a Enzo Umbria per proseguire la descrizione dei progetti finanziati e dare completezza su quello che andremo a fare con questa disponibilità finanziaria. Grazie. Beh, buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti. Io sono molto contenta perché in questo periodo di difficoltà siamo riusciti, nonostante una sorta di incredulità iniziale, a mettere in campo questo grande progetto con la collaborazione delle due regioni, Marche ed Umbria. Ed è per noi un orgoglio enorme, fonte di orgoglio, e dimostra che siamo forti, insieme siamo forti. È stato un lavoro lungo quello che ha portato a questo finanziamento. Sono contenta di poter spiegare brevemente nel dettaglio come funzionerà, come funziona già la piattaforma di video interpretariato che è messa a disposizione da un'azienda piemontese che si chiama 3.6 ed è una piattaforma proprio ad hoc per questo tipo di servizio. È proprio specifica, ha una serie di particolarità che rispondono proprio al bisogno. All'interno della piattaforma, poi insieme alla piattaforma sarà messa a disposizione anche un'applicazione per smartphone e diciamo, il servizio vede il coinvolgimento di interpreti professionisti delle due regioni. Le persone sorde potranno in maniera molto semplice ed intuitiva utilizzare il sistema per richiedere i servizi di interpretariato su diciamo, tutti i vari settori della loro vita quotidiana. Questo permette anche di aggirare le difficoltà legate alla dipendenza dai familiari che spesso hanno accompagnato nei vari interventi la persona sorda. In questa maniera sarà autonoma, potrà relazionarsi in maniera indipendente con l'interlocutore. E come è già stato detto, la mascherina è diventata un muro, un'ulteriore barriera alla comunicazione. In questa maniera, attraverso il video interpretariato, questo muro potrà essere abbattuto. I servizi di interpretariato possono avere una durata variabile a seconda della necessità e permetteranno alle persone sorde di avere proprio le informazioni complete e approfondite che richiedono. Il servizio di interpretariato diciamo, garantisce alla persona sorda di poter esprimersi appieno e di ricevere appieno le informazioni che vuole, anche diciamo, garantendo un suo empowerment. Come già ha spiegato il presidente Pieroni, io in maniera anche molto diciamo, dettagliata, questo progetto è importantissimo per noi. Noi ci teniamo tanto e vorremmo proprio che non fosse un'esperienza isolata, ma che sia il primo passo per una stabilità
degli interventi. Noi siamo molto soddisfatti e siamo anche ansiosi, no? Abbiamo vissuto momenti, insomma, di trepidanza, perché aspettavamo di poter avviare il servizio e finalmente siamo operativi. E non possiamo non ringraziare le due regioni, Marche ed Umbria, intanto per aver accettato la collaborazione con noi e poi per aver messo in campo tutte le loro energie. Grazie. Bene, grazie tante per la chiara spiegazione e illustrazione di questi importanti progetti che, grazie a questo finanziamento del Ministero, o meglio del Dipartimento per la Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ci permetterà di avviare questa sperimentazione, che peraltro in parte è già partita, quindi ci accompagnerà per i prossimi mesi. Dimenticavo di presentarmi, io sono Giovanni Santarelli, dirigente del Servizio Politico e Sociale della Regione Marche, e ora lascio la parola all'assessore Saltamartini, assessore alle politiche sociali, che chiuderà questa conferenza stampa con quello che riterrà opportuno dire. Prego, assessore. Avevo raccomandato all'inizio di questo incontro che questa è una conferenza stampa, quindi dovevamo essere bravi e sintetici dal rilevare essenzialmente gli aspetti positivi di questo progetto. Innanzitutto saluto il collega Coletto e tutti i dirigenti, ma soprattutto ringrazio i dirigenti dell'ENSE e poi anche i dirigenti del Servizio Sanità e Servizi Sociali della Regione Marche, quindi il dirigente del Servizio Sociale, dottor Saltarelli, con la rispettiva dirigente, la dottoressa Bernacchia, ma naturalmente ringrazio anche i dirigenti della Regione Umbria. Io voglio esprimere semplicemente tre battute. Un mese dopo la mia nomina ad assessore alla sanità e alla politica sociale della Regione Marche, è stato redatto il protocollo d'intesa con l'ente nazionale sordi, attraverso cui viene finanziato un corso di formazione per interpreti professionisti sulle nuove tecnologie. È molto importante che si possa strutturare un servizio di interpretariato da remoto, e questo è un corso intensivo di primo, secondo e terzo livello. Dico questo perché è veramente interessante, no, che due regioni piccole, ma secondo me, assessore Coletto, grandi, no, nei suoi progetti, come l'Umbria e le Marche, abbiano voluto percorrere un percorso che molto spesso noi vediamo sollecitati dalle associazioni rappresentative di questa categoria, ma che non riescono mai a fruttificare. Invece questa conferenza stampa ha appunto il fine di sottolineare il risultato raggiunto. E naturalmente per i dirigenti dell'ente nazionale sordi sappiamo certamente che molto spesso le loro istanze non hanno trovato accoglimento, no? Per tutta una serie di ragioni, motivi finanziari, politico istituzionale e così via. E questo è da salutare come un primo passo per raggiungere degli obiettivi di eguaglianza. Lo vorrei dire con grande chiarezza. Lo Stato sociale nasce appunto per garantire a chi è meno uguale degli altri appunto l'uguaglianza, non solo personale, ma per la realizzazione della piena personalità umana. Voglio dire, questi strumenti servono non solo per i bisogni delle persone normali, no? Servono anche perché le persone possano avere appunto la capacità di interagire nella società in condizioni di parità. Ed è bello che questo risultato sia ottenuto appunto con un'interlocuzione tra livelli istituzionali e le associazioni della categoria. Concludo per dirvi, l'ho già detto mi pare in un'altra circostanza, ma mi piace ricordarlo oggi. Intorno al 1860, quindi molto tempo fa, un grande pensatore liberale, Alexis de Tocqueville, era stato inviato negli Stati Uniti per studiare alcune cose. Quando torna scrive un bel libro, si chiama La democrazia in America, è uno dei più grandi liberali, diciamo così, del pensiero liberale, e scrive: negli Stati Uniti i cittadini si riuniscono insieme alle istituzioni per costruire chiese, ospedali,
e tutte queste cose qua. Noi abbiamo mutuato questo suggerimento che veniva da Alexis Tocqueville nel principio di sussidiarietà che abbiamo inserito in Costituzione, no, nel 2001. Mi piace quindi dire che questo è il frutto di una di un pensiero avanzato che tende a mettere l'individuo e i suoi bisogni davanti molto spesso alle insensibilità della società. E questo tende a sottolineare come il valore della dignità umana abbia davvero un pregio, e questo accordo e questo primo passo serve appunto a sottolineare questa esigenza. Scusate se mi sono dilungato a lungo, ma davvero è una importante occasione questa per sottolineare come tutti noi abbiamo il diritto, soprattutto chi ha responsabilità di governo, di aiutare chi ha avuto di meno. Grazie. Bene, grazie a tutti. Chiudiamo qui la conferenza stampa. Spero che sia stata sufficientemente chiara per dare un'idea anche non soltanto del progetto in sé, ma delle prospettive future che vogliamo dare al grande tema appunto della disabilità, in questo caso della disabilità sensoriale. Grazie ai colleghi. Ecco, se ci sono domande, prego, mi dicono che diamoci un po' di tempo eventualmente per eventuali ulteriori chiarimenti. Abbiamo tutte le persone in grado di rispondere. Prego la parola ai giornalisti. Se non ci sono domande da parte della stampa, non ci sono, chiudiamo qui. Un saluto all'amico e collega Coletto, grande maestro. Un saluto naturalmente a tutti voi. Non esagerare, Filippo. No, no, io lo dico con sincerità, lo sai che io quando dico una cosa non parlo per caso, lo sei, no, sei un'autorità per competenza, per rigore morale. No, mi fa molto piacere, credimi, mi fa molto piacere questa collaborazione. Grazie, scusa se mi sono attardato. Siamo una squadra, la squadra va distante. Su questo, no, figurati, la squadra vince sempre. Quindi grazie a tutti e buon lavoro a sto punto. Buon lavoro. Grazie, arrivederci, grazie agli amici. Ciao, ciao a tutti e soprattutto un saluto agli ai dirigenti dell'ente nazionale soldi, grazie. Buona serata, grazie. Grazie mille. Arrivederci.